Buonasera, abbiamo vissuto insieme il Natale, abbiamo vissuto l'inizio di questo nuovo anno, il 2023, e siamo arrivati alla seconda domenica di questo nuovo anno, la domenica del battesimo di Gesù, e la liturgia ovviamente ci propone di leggere il racconto del Vangelo di Gesù secondo il racconto di Matteo. Leggiamolo insieme e poi proveremo a fare qualche piccola riflessione. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano per essere da lui battezzato, ma Giovanni voleva impedirglielo, dicendo: "Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, tu invece vieni a me?" Ma Gesù gli disse: "Lascia per ora. Per noi infatti è doveroso adempiere ogni giustizia." Allora consentì. Non appena si immerse, Gesù risalì subito dall'acqua ed ecco si aprirono a lui i cieli e vide lo Spirito di Dio discendere in forma di colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce venne dai cieli che diceva: "Questi è il mio figlio diletto, nel quale ho posto la mia compiacenza." Penso che questo racconto lo conosciamo tutti. Più che bene, c'è in tutti e tre i sinottici questo racconto del battesimo, più o meno accennato, ma quello di Matteo è un po' più lungo, ci sono cose che negli altri Vangeli sinottici non ci sono. Comunque, comincia con Gesù che, fatemi dire questa finezza, perché vabbè, può non essere importante, a me personalmente piace. Noi qui, nella traduzione, diciamo che Gesù si recò, andò al Giordano per essere battezzato. In realtà, nella versione greca non c'è andò, ma va. Gesù viene, sopraggiunge, arriva. Il verbo è al presente. È come se Matteo stesse raccontando una cosa che riguarda la sua comunità adesso. Gesù viene adesso per il battesimo. E notate, questo non è così indifferente, perché il racconto del battesimo è un racconto cardine nel Vangelo di Matteo, ma in genere nei sinottici. È un racconto in cui Matteo condensa quello che è il messaggio del suo Vangelo. In questo agire di Gesù si concentra tutto quello che Gesù farà e dirà in tutta la sua vita, fino ad arrivare alla rivelazione finale che è la croce e la risurrezione. Gesù va al Giordano, adesso. Adesso Gesù si presenta a Giovanni Battista per essere battezzato e noi abbiamo, c'è tutto questo parallelo, a me va anche bene per amor di Dio, questo parallelo che si fa di solito tra il nostro battesimo e il battesimo di Gesù. In realtà quello che Gesù fa non è un battesimo, un sacramento, una cosa di quel genere lì così. È un battesimo di purificazione con il quale, tra l'altro, uno diventava in qualche modo appartenente al movimento di Giovanni e gli evangelisti sono conscio e Matteo è conscio di questa cosa che così e ci tiene a chiarirlo subito e lo fa in questo dialogo tra Giovanni e Gesù in cui Giovanni non vuole battezzare Gesù. Uno dice: "Ma perché Giovanni si riconosce inferiore?" Ma in realtà non penso che sia questo il motivo. Allora, Gesù arriva lì da Giovanni Battista in mezzo alla gente. In mezzo a tutta quella gente, si parla delle folle nel Vangelo, questa folla sudata, sporca, piena di polvere, che arriva da Giovanni perché non ne può più. Perché vuole cambiare vita, perché vuole convertirsi. Il battesimo di Giovanni non è per la remissione dei peccati, è per la conversione. È una dichiarazione che
vogliamo cambiare. E Giovanni Battista, che aveva annunciato Gesù come Messia, di fronte a una cosa del genere dice no, ma non esiste. Cosa significa? Io, se voi leggete prima del racconto di Giovanni Battista, prima del racconto del battesimo di Gesù, c'è Giovanni Battista che annuncia il Messia, e lo annuncia come il Messia giudice, il Messia forte, il Messia che purifica la sua aia con un fuoco inestinguibile. E come? Questo qua si presenta così. Fatemi capire. Quello che non accetta Giovanni è che il Messia faccia sta cosa. Non che non ne ha bisogno, ma perché il Messia non deve comportarsi così, non rientra nello schema del Messia. Tanto è vero che la risposta di Gesù non è no, dai, facciamo finta che. No, no, è dobbiamo adempiere ogni giustizia, dobbiamo seguire il piano di Dio. Io e te. E notate, questo andare di Gesù in mezzo alla gente, in mezzo ai peccatori, a immergersi nell'acqua del Giordano, dove questi peccatori hanno lasciato lì tutta la loro vita, i loro peccati, hanno lasciato lì le loro debolezze, e Gesù che entra in quest'acqua, è Gesù che è la rivelazione di com'è Dio, di quello che Gesù farà per tutta la vita. È lo stare con i peccatori, con i poveri, i piccoli, gli umili. È credere nella loro liberazione, nella loro dignità, che non può essere conculcata da nessuno, né da Erode né dai sommi sacerdoti. E Gesù sta con questa gente e dice a Giovanni Battista, il fatto che io sia qui adempie le profezie. È la volontà del Padre, è il progetto che Dio ha per tutti gli uomini. Io sono qui per rivelare che Dio è così, che Dio è misericordia, ma non è misericordia di quello che dall'alto del suo trono perdona i miseri peccatori. Noi abbiamo studiato anche che Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra. Verissimo, per amor di Dio nessuno dice niente. È che questa cosa qui di Dio non dice nulla. Gesù nel battesimo, che è, lo abbiamo detto, un condensato del Vangelo, rivela com'è Dio. Dio è quello che ha parte con i peccatori, che cammina con loro, che porta su di sé il loro desiderio di cambiamento, che si immerge nell'acqua dove si sono immersi loro, che appartiene a questo popolo, anche se Giovanni ha proclamato un Messia diverso. Lascia, per noi è quasi un obbligo adempiere ogni giustizia. Vi ricordate perché Giuseppe era giusto? Perché leggeva il piano di Dio negli avvenimenti che stava vivendo. La giustizia è questo. Questo è il piano di salvezza che il Signore sta realizzando mandando suo figlio, mandando il Messia. Tanto è vero che quando Giovanni acconsente a battezzare Gesù e Gesù scende nell'acqua e ne risale subito, perché le acque della morte non possono trattenere Gesù, perché lui è la vita. E Gesù risale subito e si squarciano i cieli, si aprono i cieli che erano rimasti chiusi dopo l'ultimo profeta, si riaprono con Gesù e Dio riprende il suo dialogo con il suo popolo.
riprende a parlare. Dio nel Vangelo parlerà due volte, qui e nella trasfigurazione, sempre per dire la stessa cosa: questo è mio figlio. E notate, questo è mio figlio non è solo questo qua, ma è questo qui che agisce così. Questo è mio figlio. Mio figlio è quello che sta con i peccatori, è quello che mangerà con farà festa con Levi, dopo che l'ha chiamato, con lui che è un esattore delle tasse, che perdona l'adultera, che tocca il lebbroso, che rifiuta il potere. Questo è mio figlio. È questo qui che cammina con tutti gli altri poveri cristi che sono qua perché vogliono cambiare vita. E lui condivide il loro desiderio, il desiderio di essere liberati e di rinascere. Questo è mio figlio. Ma non solo. Il padre aggiunge una cosa, dice: questo è mio figlio che io amo, che io approvo, nel quale ho posto la mia compiacenza. Sono contento che fa così. Non solo lo approvo, ma sono contento. Mi piace l'idea che lui condivida la vita dei peccatori, che lui dia la vita per loro, che lui spezzi la sua vita per loro. Io sono contento, perché questo io sono. Perché il figlio è l'immagine del padre. Difatti, interviene lo spirito, che è lo spirito che il padre e il figlio condividono. È la loro vita. Ecco, io penso che il battesimo davvero è una sintesi del Vangelo. Io penso a Matteo e alla sua comunità che raccontano questo episodio in questa modalità. Al di là delle polemiche con i discepoli di Giovanni sulla superiorità di Gesù, sulla superiorità di Giovanni, se Gesù è stato discepolo di Giovanni, a questo punto non ci interessa, veramente. Non è questo il problema. Andare a sindacare se Gesù è stato discepolo di Giovanni, in che misura, come, perché. Quello che ci interessa, e penso che è domandarci perché la comunità di Matteo ha raccontato un episodio così sconvolgente e che per la verità andava contro i loro interessi, perché poteva essere frainteso in un attimo. Io penso davvero che la comunità di Matteo, quando raccontava questo episodio, non lo raccontava soltanto per raccontare un episodio particolare della vita di Gesù, una cosa folcloristica, una cosa dove fare dei bei quadri. Lo raccontava perché diceva: questo è il Dio in cui noi crediamo. Noi crediamo in questa misericordia, in questa misericordia che non è estranea, ma si fa solidarietà. E la nostra comunità vive così. Altrimenti non è la comunità del figlio che proclama la misericordia del padre. Io penso alle nostre comunità, all'indifferenza che c'è tra di noi, alla lontananza, e molte volte alla diffidenza che c'è tra di noi, al disinteresse con cui tante volte viviamo gli avvenimenti del nostro paese, al desiderio, al fatto che abbiamo spento il desiderio nostro della giustizia, della verità, dell'amore del prossimo. Per aver che cosa? La televisione. Non lo so, per avere che cosa? Io penso a cosa possiamo trasmettere ai nostri figli. Non abbiamo qualcosa di grande da raccontargli, come la comunità di Matteo racconta a noi. Dio è questa cosa qui, noi siamo questa cosa qui, noi siamo la misericordia di Dio che si fa storia. Noi siamo il desiderio di liberazione
che Gesù rappresenta per tutti gli uomini, per i poveri, per gli oppressi, la liberazione da una religione che ti propone un Dio padrone, un Dio, il Dio perfettissimo, il Dio che devi propiziare, il Dio che devi tirare dalla tua parte, con riti, culti, sacrifici. Dio non è così. Dio è sceso in mezzo alla gente. Io l'ho detto e lo ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo. Non siamo noi che andiamo da Dio. È Dio che è venuto da noi. Eccolo qua. Gesù in mezzo alla gente. Senza distinguersi, senza gridare sono il Messia. Gesù in mezzo alla gente. In mezzo a quelli che hanno voglia di cambiare, che hanno il desiderio di essere diverso e vogliono essere diversi. E Gesù lo condivide. E noi, la nostra comunità, noi siamo stati battezzati. Se vogliamo stabilire un parallelo, benissimo, allora siamo stati battezzati in questo battesimo. In un battesimo che è innanzitutto comunità, condivisione, camminare insieme, condividere la debolezza e anche il peccato, che è immergersi nella stessa acqua in cui sono immersi gli altri e risorgere da quell'acqua per ricevere anche noi il dono dello Spirito. Davvero, io penso che dobbiamo ripensarci e riflettere sulle nostre comunità, sulle dinamiche che ci sono dentro le nostre comunità. Su come noi oggi possiamo tradurre questo desiderio di liberazione, di condivisione, di vicinanza, di camminare insieme, che Gesù esprime andando insieme a tutta la gente, a tutte le folle, a farsi battezzare dal Battista, il desiderio di novità. Non bastano. La religione non c'entra niente con queste cose qua. La religione istituzionale è lontana mille chilometri da qui. Tutte le religioni, nessuna propone un Dio di questo genere. Un Dio che sta in mezzo alla gente, che ti ama a prescindere, che condivide la tua debolezza. Dio è diverso di solito nelle immagini che ne proponiamo. Giudica, divide, è padrone. Io penso davvero, penso a Giovanni Battista che si trova davanti a questo tipo qua che fa il falegname, non è nessuno, non ha discepoli, è in mezzo ai peccatori e dice sono il Messia. Ma chi gli avrebbe creduto di noi? Chi gli avrebbe creduto? Che un lavoro poi sì, vabbè, faceva il falegname, via. Esageriamo. Chi gli avrebbe creduto? Eppure quello era il momento in cui Gesù adempiva ogni giustizia. Realizzava il piano del padre e il padre gli dice sono contento di te, guarda che figlio che ho, questo qui è il figlio che ho sempre desiderato, è il figlio che voglio, è quello che mi sta bene. Io non so se il padre può dire la stessa cosa di noi, è vero, anche noi siamo risorti dall'acqua del battesimo, ma come e per che cosa? Come viviamo nelle nostre comunità e fuori, per esempio, questo desiderio di liberazione profondo? Io penso che dobbiamo rifletterci su un po' su queste cose qua, su questo battesimo di Gesù che rivela il volto di Dio, un volto che Gesù perseguirà e proclamerà in tutto il Vangelo, fin sulla croce, fino alla resurrezione.
Io vorrei che ci pensassimo su domenica. Non è la memoria del nostro battesimo, è qualcosa di molto diverso e di molto di più. È la rivelazione di Dio. Come è avvenuto nell'Epifania, così avviene domenica. Dio si rivela. Il problema è, siamo disposti e pronti a ricevere questa rivelazione, oppure abbiamo già in mente un'immagine di Dio prefabbricata e dalla quale non riusciamo a uscire? Pensiamoci un po'. Buonanotte.